Al Teatro della Fortuna di Fano si terrà la Fortuna d'Oro per gli anni 2022-2023. Si tratta di una premiazione che il comune attribuisce a persone che hanno portato lustro alla città fanese. Dopo le 18 candidature pervenute alla giuria, sono state individuate per questa edizione due persone che si sono particolarmente distinte. Carla Cecchetelli, di chi si tratta e quando sarà prevista la cerimonia di premiazione? La commissione si è riunita la scorsa settimana, due settimane fa. I nomi che sono scaturiti dall'esame sono la professoressa Anna Falcioni, che è una docente dell'Università di Urbino, ecco, con un profilo molto importante dal punto di vista culturale, e Paolo Toffoli, che è stato allenatore di pallavolo, un importante a livello anche nazionale e mondiale, dove ha vinto tanti riconoscimenti. Quindi dall'esame sono scaturiti questi due nomi, che verranno premiati la sera del 21 marzo alle ore 21 presso il Teatro della Fortuna. Preciso che l'ingresso è libero e quindi invito la cittadinanza fanese a partecipare a questo evento, perché è un riconoscimento importante che l'amministrazione comunale ha iniziato a dare ogni anno a persone illustri, a persone che si sono distinte nella propria attività e che hanno dato lustro alla città di Fano, non solo all'interno di Fano ma anche fuori Fano, quindi a livello nazionale e a livello internazionale, come queste due persone che abbiamo ultimamente individuato. Quindi è un riconoscimento che serve anche come stimolo, per esempio, anche da esempio a tante altre persone da fare sempre di più per la città e per il prossimo.